Allora bene, il scopo di questo video è quello di aiutarvi a capire e installare un'applicazione come quella che ho illustrato per fare il leaderboard. E cioè un'applicazione che permette di memorizzare, fondamentalmente qui c'è la documentazione, memorizzare degli punteggi associati a delle persone. Quindi dei punteggi associati a delle persone su delle specifiche session. Quindi, ad esempio, è possibile inserire in questa applicazione che si vuole aggiungere su una sessione il cui nome è libero, ma è sufficiente che sia univoco per tutta la sessione di gioco o di lavoro, si aggiunge il nome di un player e si dà un punteggio. Quindi, se noi prendiamo per dire questo esempio e lo lanciamo. Dunque, abbiamo evidenziato ecco la parte di destra. Quindi, se noi la incolliamo qua, vediamo che abbiamo aggiunto un punteggio per player. Quindi, a questo punto, se noi facciamo il list sulla sessione che abbiamo appena creato, dovremmo vedere che c'è un Pippo player, un Pippo che ha punteggio 500 e un player che ha punteggio meno 1. Tra l'altro questo si vede meglio con Ctrl U, vedete che questo è quello che viene restituito. Quindi un'applicazione del genere viene realizzata scaricando certi programmi su Google App Engine. Quindi lo scopo di questo video è quello di spiegarvi come si fa a usare un Google App Engine e poi scaricarci un'applicazione come questa. Scusate la breve premessa, ma solo per capire dove volevamo arrivare. L'incontro di adesso servirà fondamentalmente per fare un Hello World con Windows, con Google App Engine. Quindi la primissima cosa che bisogna fare per scaricare Google App Engine è quello di scaricarsi il Google App Engine per Python. Ci sono anche altri linguaggi, ma a noi interessa fondamentalmente quello per Python, e quindi ci scarichiamo questo Google App Engine. Eccolo qua. Quindi questo qui sono 51 mega, vedete che ho scaricato velocissimamente, lo installiamo. Ecco, però vedete che mi dà due cose interessanti. Vuole, anzi, una in realtà, vuole Python 2.7. Quindi, se noi facciamo Python, in teoria dovremmo avere il Python installato e non ce l'abbiamo. Come facciamo a installarlo? Proviamo a seguire le istruzioni che ci offre lui. Quindi clicchiamo su Python, vedete che andiamo sulla finestra di Python, installiamo la versione 2.7. Versione 2.7, andiamo al solito a cercare la versione per Windows, eccolo qua, x86-64, che è quella che tipicamente è a 64 bit. Scarichiamo questa versione. Vedete, è veloce perché sto facendo queste prove su una macchina virtuale su Amazon, che offre un anno di macchine virtuali gratis. Quindi apriamo l'installatore di Python, lo lanciamo, lo installiamo per tutti gli utenti, il direttore di installazione cPython 2.7, facciamo Next, installiamo tutto Next. Fa il suo mestiere. Quando ha finito, ok, installato Python. Adesso facciamo finish. Quindi, in teoria, se qui facciamo Python, adesso non lo riconosce, ma noi possiamo fare Windows R CMD. Proviamo di nuovo Python. Ah, non c'è. Allora, adesso il fatto che non ci sia è perché in realtà c'è.
perché dovremmo scrivere C, due punti, bar, Python 2.7, Python, e vedete che è correttamente installato. Dovrebbe essere messo nel path di Windows, però adesso in qualche modo dovremmo arrangiarci lo stesso. Ctrl Z, usciamo da questa finestrella, torniamo qua. Quindi abbiamo installato Python, come ci ha chiesto lui, facciamo Next. Next, accettiamo i termini della licenza, Next, ok? E questo ci installa l'App Engine in locale, accettiamo più o meno tutto, facciamo Next e facciamo l'installazione. Ora lui probabilmente ci dirà che Python non è installato, cosa che non è vera. Allora, ricordatevi Python 2.7, non Python 3, perché questo funziona su Python. Ok, eccoci al Google App Engine installato. Lanciamo, come dice lui, Run Launcher. In realtà lui ci ha messo anche un'icona da qualche parte, quindi facciamo che lanciamo l'icona. Quindi lanciando questa icona dirà che non c'è che non c'è il Python. In realtà il Python abbiamo detto che c'è. Quindi noi andiamo nelle preferenze e gli andiamo a mettere il Python path. E il Python path qui gli mettiamo C, Python 2.7, Python. Ok? Quindi a questo punto lui dovrebbe aver creato il nostro Python, okay? Quindi dovrebbe non arrabbiarsi più. Quindi se facciamo exit e poi lo rilanciamo, vedete che non ci dà più l'errore di prima, quindi ha capito che siamo pronti per sviluppare un'applicazione Google App. Allora, l'applicazione Google App che noi faremo. Allora, qui ci sono delle applicazioni demo in Python e c'è un guestbook che è un po' complesso, ma noi facciamo un'applicazione proprio elementare, elementare. Quindi facciamo create a new application. L'application facciamo ciao mondo, Python 2.7, porta, questo è importante, 8080 e admin porta 8000. Facciamo create. Abbiamo fatto il path sbagliato. Quindi mettiamo questo per esempio sotto C e l'applicazione la chiamiamo Ciao Mondo. Riproviamo. Ok, l'applicazione ce l'ha creata. Quindi a questo punto se noi andiamo a vedere dove abbiamo creato l'applicazione, quindi cd Ciao Mondo. Vediamo che qui ha creato fondamentalmente un file app.yaml, un favicon, una index.yaml e un main.py. Se andiamo ad aprire allora qui se ne facciamo edit, vedete che mi fa vedere l'applicazione e in particolare mi sta facendo vedere app.yaml. E questa app.yaml dice fondamentalmente l'elenco di file e qual è il file di partenza main. Mentre siamo qua possiamo aprire il file effettivo, quindi ce lo andiamo a cercare. C, due punti, ciao mondo. Ok, tutti i documenti e prendiamo main.py, vedete che c'è il simbolino del Python. Ok, questo qui è l'esempio di partenza e l'esempio di partenza si limita a fondamentalmente il programma è questo qui, il main è questo che dice che quando viene ricevuto il comando di andare sulla root, quindi sulla slash della nostra applicazione, viene in realtà eseguito main handler. Main handler è questa classe. Questa classe dice semplicemente che ogni volta che
si riceve un qualche cosa, bisogna rispondere con Hello World. Noi in realtà gli rispondiamo con Ciao Mondo. Ciao Mondo, magari lo mettiamo anche in formato H1 HTML. Ok, così lo vediamo meglio. Ok, salviamo. Ok, l'applicazione è salvata, quindi a questo punto possiamo anche in teoria provarla. Dunque, per provarla, allora non bisogna prima lanciarla, quindi facciamo un run. Allora, run dovrebbe, ok, dovrebbe averla lanciata. Facciamo browse. Vedete che mi entra direttamente in quell'applicazione localhost 8080 e mi ha fatto ciao mondo. Quindi qui la stiamo eseguendo questa applicazione in locale. Ok? Quindi in locale vuol dire anche che mentre è lanciata possiamo anche modificarla, nel senso che se invece è ciao mondo vogliamo fargli dire ciao mondo 1, salvando lui dovrebbe, in teoria, facendo un refresh, ecco, vedete, è scritto ciao mondo 1, quindi in tempo reale potete vedere gli effetti della vostra applicazione man mano che capitano. E così, se vi ricordate, potete anche prendere i sorgenti che ho fatto qua, questo qui, tanto per dire, questo sorgente, quindi questo è il mondo.py, lo possiamo prendere tutto, CTRL A, qua, facciamo copy e lo mettiamo dentro il nostro main.py. Forse non l'ha preso tanto bene, ma proviamo a vedere un attimo se l'ha salvato bene. Ah no, perché qui non cioè, diciamo che questo editor di default non è proprio un granché, quindi facciamo così, questo lo non lo salviamo, prendiamo un editor un pochino più intelligente. Una cosa interessante è che una volta installato il Python, come abbiamo fatto, in teoria dovrebbe esserci l'editor di Python che dovrebbe permettere di... ok, questo qui è il main, edit with idle. Idle è l'editor di Python ed è un pochino più furbo, vedete che fa l'evidenziazione delle sintassi, e andiamo a riprenderci il nostro sorgente, questo. Ok, lo prendiamo magari row. Ok, CTRL A, copy. Ecco, bisogna fare molta attenzione di solito in queste cose, perché Python è fetido, nel senso che se mancano dei caratteri, dei tab, eccetera, lui fa molto, molto casino. Questo programma, vedete, è un pochino complicato ed è quello che andremo a verificare. Quindi facciamo il save. Ok, quindi in teoria, visto che l'applicazione era già lanciato, qui abbiamo l'applicazione nostra già funzionante, credo, nel senso che se noi andiamo nel nostro localhost e poi gli mettiamo quelle stringhe, quindi abbiamo type uguale list e commerciale, oppure facciamo proprio add session uguale 1, name uguale Pippo e score uguale 10, qui stiamo dando il punteggio 10 a Pippo. Vedete che in effetti è stato fatto, tant'è che se noi vogliamo fare la, mettiamo anche 100 invece a Pluto. Pluto, ok, Pluto è stato fatto. Se facciamo la list,
Aspetta, mi fa vedere Pluto 100 e Pippo 10, quindi CTRL U, ecco Pluto 100 e Pippo 10. Ora, il fatto di poter testare localmente questi programmini è interessante. Tra l'altro, visto che ci siamo, vi faccio anche vedere che cosa fa fondamentalmente questo programma. E cosa fa? Saltiamo un attimo. Allora, la cosa più importante è che definisce un database, che è questo, che sono i punteggi, e nei punteggi ha messo fondamentalmente una sessione, un nome, stringhe, stringhe, e poi un punteggio, score. Poi c'è, lasciamo perdere lo header che c'è all'inizio, la cosa importante è qua in fondo, che dice che ogni volta che si serve la slash, la root deve servire il main page. Il main page è questo. E il main page fondamentalmente va a prendersi, fa la get e va a prendersi l'attributo session, l'attributo name e l'attributo score e li mette in tre numeri suoi, poi trasforma lo score in numero, quindi fa la conversione dello score in numero e poi va a vedere se il tipo è add. Allora va a verificare se c'è fa proprio una ricerca nella database per vedere se negli scores c'è, per quanto riguarda la session fornita e il nome fornito, se c'è già un elemento di questo tipo. Se c'è già, lo aggiorna e se non c'è, lo crea ex novo. E lo fa praticamente qua. Vedete che qui fa un inserimento di un record nuovo e fa un aggiornamento del record. Qui adesso non sto a dettagliare come lo fa. Sappiate che comunque queste sono delle funzioncine. Poi, conoscendo un pochino l'SQL, si riesce poi a capire, ma qui non è l'oggetto di questo video. Allora, l'unica cosa che volevo far vedere appunto era quanto fosse facile produrre questo sistema e anche eventualmente, vi ricordate che c'è una porta 8000 qua di controllo, se noi entriamo nella porta di controllo 8000, dunque, magari ci accediamo anche, allora, questa è la dashboard. C'è una console, forse questa. Ah, ok, eccola qua, localhost 8000, che ci permette di intervistare, insomma, le istanze che stiamo lanciando e soprattutto di vedere i viewer. Quindi cosa facciamo? Vediamo praticamente le due entità che abbiamo creato. Quindi abbiamo un'entità Pippo con score 10, sessione 1, e Pluto con score 100, sessione 1. Questa è interessantissima perché permette di insomma, avere un'idea insomma, di quello che succede. Nel senso che se noi qui gli avessimo messo il comando localhost 8080, facciamo un add e gli mettiamo altri 500 punti a Pluto. Vabbè, qui ce lo dice già che 600, ma nella console, se noi facciamo il refresh, vediamo che Pluto è arrivato a 600. Ok, tutto questo è molto interessante, ma funziona a livello locale. Ora supponiamo di voler mettere invece il tutto a un livello, cioè pubblicarlo su internet. Okay? E questa è la notevole novità dell'App Engine, cioè che si può fare un'applicazione che faccia anche delle cose interessante, si possono farle delle prove localmente, ma poi soprattutto si può pubblicarlo al mondo. Quindi per pubblicarlo al mondo dobbiamo andare fondamentalmente su Google App, quindi Google App Engine, e qui potrebbe non essere così facile. Dunque, andiamo App Engine. Ok, dobbiamo registrarci. Adesso qui ho messo una password
identità nuova, giusto per farvi vedere da zero come funziona. Ok, ho dovuto abilitare l'autenticazione di questo nuovo utente da questa macchina virtuale, perché appare a Google da un'altra parte del pianeta. Quando si entra ci dice che non siamo ancora abilitati a creare delle nuove applicazioni, quindi bisogna fare questa abilitazione. Allora, in tempo reale, allora qui ho insegnato ok, pare che questa sia la parte più complicata di tutto il mestiere, abilitarsi a pubblicare le applicazioni. Ho dovuto andare su appengine.google.com, lui mi dice che sono cambiate i permessi, cioè i termini di servizio. Faccio ancora un submit per accettare il cambio. Perfetto, allora a questo punto vedete che non abbiamo nessuna applicazione, e però non ci ha detto che non possiamo crearla. Quindi andiamo nel Google Developers Console, eccolo qua, e qui tendenzialmente possiamo... ecco, qui ci sono delle try eccetera sul Google App Engine, ma noi proviamo a fare un deploy, vediamo un po' se ce la facciamo. Prima abbiamo verificato che di poterlo fare, adesso facciamo un deploy. Allora, fare un deploy vuol dire cliccare qua, quindi lui ci fa un'autenticazione e noi gli diciamo di accettiamo questa autenticazione. Quindi a questo punto lui dovrebbe non ha fatto moltissimo, proviamo a ripeterlo. Allora, voi non ci crederete, ma ho dovuto fare questa operazione 3-4 volte, nel senso che ho spento Google App Engine, l'ho rilanciato, ho cliccato su Ciao Mondo, ho fatto il deploy. Però fondamentalmente è riuscito a fare il pezzettino di autenticazione, quindi adesso mi dà un altro errore, e l'errore che manca è che vorrebbe che ci sia un'applicazione Ciao Mondo che non c'è. Quindi noi la creiamo, quindi facciamo proprio App Engine come al solito. Vedete che non ci sono applicazioni, e ne creiamo una nuova. Ok, allora qui select a project, create a project, quindi creiamo un progetto, e il progetto deve chiamarsi in questo modo qua. Facciamo Ciao Mondo, e lui mi suggerisce praticamente un modo per chiamarlo Ciao Mondo 1256. Io, volendo, potrei chiamarlo in un altro modo, quindi Ciao Mondo 0001. Io possiamo accettare Ciao Mondo e basta. No, perché Ciao Mondo esiste già. Facciamo Ciao Mondo 0001. Ok? Questo potrebbe funzionare. Ok, diciamo di sì. Facciamo create. Ricordate Ciao Mondo. Adesso dobbiamo dire, mi sembra, Ciao Mondo come project name. Quindi lui App Engine .
Non ne ho avuto voglia di crearlo, il progetto, quindi è ancora qua fermo. Ah, ecco, forse perché voleva, diciamo questo, quindi diciamo no, le mail, facciamo create, e a questo punto dovremmo avere il progetto manager projects. Ecco, abbiamo ciao mondo. Ora riproviamo a fare il deploy. Quindi facciamo deploy di questo progetto, vedete che adesso le credenziali, eccetera, però non esiste ciao mondo. Questo perché in realtà esiste ciao mondo trattino 0001, credo. Quindi noi, se vogliamo, dobbiamo probabilmente mettergli ciao mondo 0001. E poi rifacciamo il deploy. Ok, vedete che adesso gli è piaciuto. Fa il deploy dell'applicazione. Ha avuto con successo. Verifica che l'applicazione stia effettivamente funzionando. Qui c'è un errore nell'update degli indici. Probabilmente perché gli indici, che sono questi, index, andiamo un attimo. Dunque, andiamo qui, facciamo notepad index.yaml. Dovrebbe essere buono in teoria questo indice. Andiamo a vedere un attimo. Ok. Project created. Quindi il progetto è stato creato. Ok. E boh, essendo qui cosa c'è? Notification, 2 minuti fa è stato creato, quindi andiamo a provare a vedere se funziona. Quindi se funziona il progetto è stato deployato su, abbiamo detto ciao mondo trattino 0001 appspot.com. Effettivamente non dà errore, il che è già un punto di partenza, quindi facciamo, gli mettiamo di nuovo tutta la nostra type uguale add session uguale 1 name uguale Pippo e poi abbiamo score uguale 100. Allora, è stato aggiunto un punteggio per Pippo e gli mettiamo anche un punteggio per Pluto. Ok? E poi vediamo se list. Allora, la list ci ha dato un errore perché dice che praticamente gli indici non sono a posto. Ora, questo è un po' una complicazione dell'App Engine, nel senso che quando si configurano gli indici ci impiega un bel po' di tempo a metterli in piedi. Quindi adesso interrompo un attimo la registrazione, aspetto un attimo che l'indice, tanto l'indice in realtà gli avevamo fatto, ma lui diceva che non funzionava. Proviamo a fare di nuovo un deploy, un redeploy solo per verificare che magari. Qui non è andato errore, quindi probabilmente ha mandato il uploading of index. Ok, quindi prima in realtà aveva dato un errore sugli indici, adesso in realtà non l'ha più dato.
Questo non vuol dire che stia funzionando adesso. L'altra volta che ho provato, prima che gli indici fossero a posto, ci ha impiegato. Ah, vedi, ecco, adesso è dato un errore leggermente diverso. Cioè l'indice non è pronto per servire, quindi bisogna aspettare che nell'admin console. Quindi per andare nell'admin console bisogna andarla a cercare. Ecco, per l'admin console ho dovuto ritornare all'app engine google.com. E qui a questo punto noi prima eravamo in questa console che secondo me è molto confusionaria perché non mi fa vedere le cose che mi interesserebbero, cioè praticamente, o quantomeno non sono in grado di trovarlo qua, ma da App Engine qui posso vedere in effetti un po' di cose, quindi posso vedere la mia istanza che è partita e lui dice di usare la nuova console che spero che non mi nasconda niente. Ok, quindi mi sta facendo vedere lo stato della mia istanza, bellissimo, e dovrebbe essere in grado anche di farmi vedere, okay, i moduli distribuiti. Ecco, qui purtroppo da questa finestra non si vede il database, se si vuole vedere bisogna cercarlo da qua, data store, e si può vedere effettivamente i vari punteggi, cioè in particolare le entità che sono queste, vedete che abbiamo Pippo e Pluto, e poi abbiamo anche la situazione degli indici, cioè gli indici ad esempio questo, che abbiamo fatto diversi minuti fa, ci ha impiegato diversi minuti prima di essere serving. A questo punto, essendo che è serving, se noi ripetiamo questa chiamata, vedete che adesso la fa. E dentro facciamo ancora la show, che fa vedere le stesse cose in un formato tabellare. Quindi, riassumendo, abbiamo messo in piedi fondamentalmente questa applicazione che è quella che ho presentato anche in GitHub. Questo, diciamo, è la base 1. Io perché vi faccio vedere come farlo su Google App, anche se sembra complicato? Perché in generale è utile che voi impariate, o almeno che ci sia qualcuno di voi, almeno uno, che riesca a capire un po' un briciolo di queste cose per poter caricare delle applicazioni tipo HubSpot. Questo qual è il motivo fondamentale? Che questa applicazione è gratuita, però a condizione che non vengano fatte un grosso flusso di accessi, altrimenti oltre un certo limite poi viene fatto pagare, diciamo, il tempo e l'uso dei computer di Google. Non è una cifra altissima, ma ovvio che sarebbe meglio che venisse il tutto diviso. Quindi per applicazioni normali, tipo un quiz, una classe, una sessione, va benissimo, insomma, usarla, ma se cominciano ad esserci centinaia o migliaia di persone che lo usano, potrebbe essere un problema. Allora, questo primo pezzo come avete visto, è stato un pochino delicato, tant'è che quando ho visto tutte queste difficoltà l'ho provato a fare invece su Linux, o su Mac, credo, anche, che funziona uguale a Linux, e lì ho visto che funziona molto meglio. Infatti, sì, io se posso usare Google App, lo sto usando su Linux, ma so che molti di voi probabilmente si trovano ancora a loro agio su Windows. Ecco perché di questo video. Questo è tutto per il momento. Buona serata.